Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione. Andiamo a vedere quali sono gli argomenti principali nel nostro sommario. Presentata la nuova edizione del Festival Blues di Pistoia, 10 le serate di musica in Piazza del Duomo, tanti gli eventi collaterali, il classico mercatino e il via il 7 di luglio. Una lettera aperta al presidente della regione Eugenio Giani da parte di alcuni sindacati per richiedere un incontro e capire quali siano i progetti di rilancio del grazie al PNRR, il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza. A Pistoia un nuovo sportello Bottega della Salute si trova all'interno della sede SPCGL alle Fornaci. Qui gli utenti possono trovare servizi dedicati al mondo digitale e alla salute. A Montecatini Terme, Ale e Franz, il duo comico milanese, torna al Teatro Verdi con il nuovo spettacolo Comincium dopo lo stop forzato a causa della pandemia. E per lo sport, l'Alianese è battuta nel pomeriggio dal Rimini, al Bellucci finisce 3-1 per la capolista del girone D. I neroverdi restano fermi a quota 43 in classifica, meno 2 dalla zona playoff. E dunque presentata l'edizione del 2022 del Pistoia Blues, tanti gli appuntamenti e tanti anche gli ospiti, vediamo. Saranno 10 serate di grande musica in Piazza Duomo. L'edizione 2022 del Festival Blues si presenta in Palazzo Comunale con un calendario ricco di eventi. Dal 7 al 16 luglio Pistoia si colorerà nuovamente con al centro la grande musica nazionale ed internazionale, interessanti eventi collaterali e il classico mercatino. Dopo l'esperienza più contenuta degli ultimi due anni a causa Covid e l'esperimento riuscito di storytellers e suoni d'autore, il festival di quest'anno si presenta in una formula rinnovata. Quest'anno appunto torna il festival nel suo formato pre-pandemia, insomma, con tanti ospiti internazionali e questo farà sì appunto che ci saranno un pochino due binari che andranno poi a intersecarsi nelle varie serate del festival. E parte del giorno 7 alla Fortezza di Santa Barbara con un artista svedese, con un artista folk blues svedese, per poi appunto arrivare in Piazza del Duomo il giorno successivo con una serata interamente blues. E poi ci saranno tanti ospiti appunto, sia stranieri che italiani appunto. Gli stranieri appunto, i principali saranno appunto i Gov Mule, i Simple Minds e un ritorno appunto particolarmente amato dal pubblico che è quello di Paolo Nutini, che torna sulle scene del live dopo vari anni di assenza. E inoltre ci sarà appunto un'altra sezione del festival proprio sull'esperienza di queste due ultime edizioni legate più alle nuove generazioni di musica italiana, che appunto partendo da nomi nuovissimi come Arianna del Ghiaccio in arte Ariete e al rapper appunto Willy Peyote, per poi arrivare a nomi più consolidati come Emanuele Agnelli e la grande Elisa che calcherà per la prima volta il palco di Pistoia. Un'edizione importante quindi quella di quest'anno, che arriva durante un cammino intrapreso dall'amministrazione comunale nel 2019, quando in occasione dei 40 anni di manifestazione viene presentata pubblicamente la proposta di legge che inserisce il Festival Pistoiese tra le manifestazioni di assoluto rilievo internazionale. Proposta approvata in Senato proprio ieri e che lascia ben presagire per il futuro della manifestazione. Il blues è una questione culturale prima che commerciale. Il riconoscimento al Senato, adesso dobbiamo passare alla Camera, è importante riconoscere il festival più longevo d'Europa, un festival che, ripeto, non è soltanto commerciale, ma contamina la città, le sue strade, le sue vie, la contamina tutto l'anno. Questo darà una connessione della città in un panorama musicale, culturale, turistico, di sviluppo economico fondamentale per il futuro. È una richiesta di incontro al presidente della Toscana Eugenio Giani, arriva da parte di alcune sigle sindacali sul tema del settore ferroviario per quanto riguarda i fondi in arrivo dal PNRR. Una lettera aperta a quello che le segreterie territoriali pistoiesi dei sindacati metalmeccanici di CISL e UGL hanno inviato al presidente della regione toscana Eugenio Giani per richiedere un incontro e capire quali siano i progetti di rilancio del territorio in merito alle opportunità date dal PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'attenzione dei sindacati, che hanno incontrato la stampa davanti agli stabilimenti Taci, si è incentrata in particolare sul settore ferroviario ed il coinvolgimento della multinazionale.
Come film siamo a denunciare l'assenza di risposte da parte del Presidente della Regione Toscana, che purtroppo nell'iniziativa a cui ha partecipato ieri ha scelto di rappresentare solo una parte dei dipendenti. Noi abbiamo fatto più volte richieste di incontro per discutere la situazione politica degli investimenti del PNRR, abbiamo addirittura attivato un tavolo in comune dove il Sindaco è stato subito disponibile, anche il Sindaco ha fatto una richiesta di incontro, purtroppo oggi siamo a denunciare che il Presidente della Regione manca agli impegni, non rispetta gli impegni presi, non risponde ai lavoratori e soprattutto non risponde alle organizzazioni sindacali più rappresentative all'interno dello stabilimento, ma sceglie di continuare la strada politica e non tecnica. La scelta del Presidente Gianni all'incontro di ieri non la condividiamo, perché noi avevamo fatto una richiesta di incontro e ad oggi lui non ci ha neanche risposto, quindi queste cose sono importanti per tutti. Quando si parla della vita politica, sociale ed economica di questa città, di questa regione, ma soprattutto di questa azienda, visto che gli investimenti trattano anche il nostro settore, e il Presidente ci deve una risposta. Speriamo che il Presidente Gianni a questo punto ci contatti, siamo comunque sempre pronti ad incontrarlo, perché i lavoratori comunque attendono anche delle risposte rispetto a quello che è il loro futuro, il futuro di questa azienda e di tutto il settore ferroviario sul territorio toscano e pistoiese. Noi chiediamo e siamo ancora disponibili a incontrare il Presidente della Regione, perché il tema è importante, il PNRR può dare un ampliamento anche allo stabilimento stesso, uno sviluppo del settore ferroviario non solo pistoiese ma anche toscano, e quindi chiediamo quanto prima di poter incontrare il Presidente per intraprendere e per capire anche la Regione come si sta muovendo su questo, sui soldi che il PNRR stanzieranno, visto che sono soldi che comunque dovranno essere domani restituiti da chi paga le tasse e dai lavoratori. Vogliamo capire la Regione come si imposterà sugli investimenti anche nel settore ferroviario. E questa sera torna Accanto al Balì, il programma ideato e condotto dal nostro direttore Luigi Bardelli. La puntata di oggi sarà dedicata all'Ucraina, fra solidarietà, disagi e a Pistoia. Tra gli ospiti personaggi appartenenti al mondo dell'imprenditoria, della cultura e dell'associazionismo pistoiese, Gilberto Stanghini, vivaista, Ivano Lucchesi, responsabile della Prociv Arci di Chiesinuzzanese, Giorgio Petracchi, professore ordinario di storia dell'Organizzazione Internazionale, Nicola Rizziello e Sabina Iazzi dell'Associazione Nuovi Orizzonti, oltre a Renzo Fagioli. E a proposito di Ucraina, sabato 2 aprile alle 17 alla Biblioteca San Giorgio sarà in mostra l'opera Ucraina dei Mira Debora, quindi Massimo Biagi, Mira Dario e Debora Di Bella, mentre il 21 ci sarà un filmato, questa è l'opera Ucraina, mentre il 21 ci sarà un filmato che ripercorre tutto il lavoro dagli anni 60 ad oggi, appunto, dei Mira Dario, Massimo Biagi e Debora Di Bella, quindi un'occasione per andarla a visitare. A Pistoia, un nuovo sportello Bottega della Salute, si trova presso la sede della SPI-CGL nel quartiere delle Fornaci. Un aiuto per l'attivazione dello SPID o per questioni connesse al fascicolo sanitario elettronico, per la prenotazione al CUP o il cambio del medico di famiglia, sono alcuni dei servizi disponibili presso il nuovo sportello Bottega della Salute, inaugurato presso la sede dello SPI-CGL di Via Gentile alle Fornaci a Pistoia. L'iniziativa, la prima del genere in una sede di un sindacato in Toscana, è dell'ANCI, della Regione e dello SPI. Una Bottega della Salute che si rivolge a tutte le questioni quotidiane che sono miriade di ciascuna persona e di ciascuna famiglia, cercando ovviamente di dare risposte o comunque sia di dare indirizzi precisi rispetto alla domanda che viene posta. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza delle autorità locali, regionali, del sindacato per un progetto che si rivolge a persone che non sono native digitali. Qui si aggiunge poi un secondo settore di intervento denominato In casa in buona compagnia e legato alla telemedicina per pazienti cronici, partendo da quelli con problemi cardiaci, è fatto proprio dal governo nel PNRR. Ci sono tre novità in questo progetto. La prima riguarda il fatto di costruire un progetto che guardi a tutti, che si fonda sulla
possibilità di dare anche alle persone che non sono, come ho detto, native, di partecipare. La seconda è il fatto di costruire una rete capillare, un'infrastruttura che mette a sistema tanto le autonomie locali, i comuni, tanto la regione e le forze sociali. Il terzo è di farlo su un punto delicatissimo nella vita delle persone, è la gestione delle cronicità. In Toscana ci sono 1.800.000 cronici, senza un supporto della tecnologia la qualità del servizio che offriamo loro sarà sempre troppo debole per i problemi che queste persone vivono. A interfacciarsi con le persone del quartiere ci saranno i volontari dell'ospizio IGL di Pistoia. Ci sarà aperta due volte la settimana per ora, il lunedì e il mercoledì, mattina e pomeriggio. A turno i nostri volontari saranno presenti dalle 9 alle 12, dalle 15 alle 18 e le persone potranno venire e essere aiutate in tutte queste delle volte difficili operazioni da fare per parlare con la pubblica amministrazione. Veniamo ora al consueto aggiornamento sui dati relativi ai contagi in Toscana e in provincia di Pistoia nelle ultime 24 ore. Cominciamo dalla Toscana con l'aiuto della grafica. Sono 4.960 i nuovi contagi, con una diminuzione di 1.273 rispetto a ieri. Sono 16 i decessi. I ricoverati per Covid 891, in terapia intensiva sono 35 con 32.144 tamponi effettuati, una diminuzione sostanziale, come vedete dalla grafica, meno 11.000 tamponi rispetto a ieri. Il tasso di positività comunque è in calo dello 0,4%, ovvero si attesta al 15,4%. In provincia di Pistoia sono 306, non sono zero contagi, ma sono non sono zero decessi, ma ce ne sono purtroppo due. In provincia di Pistoia sono un uomo di 90 anni di Monsummano e un uomo di Chiesina di 94 anni. E ci sono al San Jacopo ancora 5, sono entrati oggi 5 nuovi ricoveri e sono state però effettuate 7 dimissioni, e ci sono ancora 29 persone in isolamento, 2 in terapia intensiva e 2 in subintensiva. Parliamo di scuola. All'Istituto Tecnico Fedi Fermi di Pistoia alcune imprese fanno lezioni di inglese agli studenti. Mi piacerebbe proseguire con gli studi magari anche all'estero, e il mio piccolo sogno nel cassetto sarebbe diventare pilota di linea, e quindi l'inglese gioca senz'altro un ruolo fondamentale in questo. L'inglese applicato all'informatica, all'elettronica, alla meccanica, con lezioni in lingua realizzate da aziende internazionali. È il progetto Technical English dell'Istituto Tecnico Silvano Fedi di Pistoia. L'obiettivo è quello di dare la possibilità agli studenti del triennio di interfacciarsi, seppur in videoconferenza, con esempi di grandi imprese come Bosch, Mercedes, tra le quali anche la pistoiese Cima SPA. Lezioni in lingua inglese fatte direttamente da aziende di rilievo anche internazionale, e che servono a far acquisire quel linguaggio tecnico indispensabile nei contesti produttivi. E questo è un ulteriore elemento aggiuntivo per, come dire, calibrare le competenze linguistiche nel settore specifico del percorso di studio seguito dagli studenti. Oramai molti giovani vanno a lavorare all'estero e decidono appunto di andare via dall'Italia, è necessaria conoscenza di almeno un'altra lingua straniera, la quale è appunto l'inglese, dato che oramai nel 2022 è una lingua pressoché mondiale. Ma oltre all'ambito estero, anche in Italia oramai l'inglese è diventato in molti settori una componente molto fondamentale, soprattutto nel settore per esempio quello turistico e quello ristorativo, dato che l'Italia è anche una meta molto ambita da diversi turisti, ma non solo in questo, ma anche per esempio nel campo aziendale e industriale. L'inglese sarà sicuramente importante per me, perché una volta finita la scuola o comunque in generale l'università, se poi ci sarà, vorrò viaggiare tanto, anche se ho l'occasione in ambito lavorativo, quindi sicuramente sarà una lingua che mi servirà molto. Al giorno d'oggi la vita si basa, gira un po' tutto intorno all'inglese, ormai è, diciamo, non dico una seconda lingua, ma comunque una lingua che dovremmo sapere tutti, ecco.
Il nuovo appuntamento questa sera alle 21 con il settimanale Agri Notizie, CIA Toscana Centro, una puntata che è sul tema del bosco e della filiera legno-energia. Come sviluppare la filiera del legno-energia e il raggiungimento degli obiettivi europei per la transizione ecologica? L'assetto idrogeologico, la rinnovata visione del bosco come risorsa. Se ne è discusso a Pistoia, presso la sede di IGEA, su iniziativa della Confederazione Italiana Agricoltori. Temi al centro della puntata di questa settimana di Agrinotizie CIA Toscana Centro, in onda su TVL il mercoledì sera alle 21 ed in replica giovedì alle 14.40. Cosa bisogna fare, secondo voi, per dare le gambe perché questa filiera del bosco cammini e si ottenga la valorizzazione del bosco che oggi è prevalentemente abbandonato e non è utilizzato? In Toscana abbiamo 1.200.000 ettari di bosco, è veramente tanto, circa il 60% della superficie, quindi abbiamo da questo punto di vista una miniera, un potenziale di biomasse importante. Alla luce anche degli ultimi eventi stiamo vedendo come essere autosufficienti sarebbe una cosa veramente ottima. Che cosa ci interessa a noi come imprese soprattutto? Innanzitutto alleggerire un po' il carico burocratico, abbiamo bisogno di una viabilità adeguata, l'abbiamo sempre sostenuto anche dentro il distretto forestale, perché una viabilità in ordine consente l'utilizzo anche multifunzionale dei boschi per le passeggiate, tutte le funzioni ricreative che può avere il bosco, la cosiddetta visione ecosistemica, come si diceva prima, anche dei nostri boschi e delle nostre montagne. E poi con una viabilità adeguata anche in caso di incendi si interviene con molta più puntualità e con molta più precisione, e quindi si riesce anche a salvaguardare. Quindi queste sono le cose che interessano a noi. Una borraccia per tutti i bambini delle scuole, l'iniziativa del Comune di Larciano in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Ferrucci e Acque S.p.A., il gestore idrico del Basso Valdarno e della Val di Nievole, che questa mattina hanno consegnato 650 nuove borracce destinate agli alunni delle scuole di Larciano, quindi infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Serviranno a fare un ulteriore passo avanti verso la riduzione della plastica monouso. Con l'utilizzo delle borracce si stima un risparmio di circa 17 quintali di plastica e l'emissione di 40 quintali di anidride carbonica in meno. Ed ora al Teatro Verdi di Montecatini per lo spettacolo di Ale e Franz, che appunto sono tornati nella città termale. Ma lo sa quanta plastica la sta producendo in questo momento col suo tramezzino? Ah, vabbè, la plastica, signore, guardi, dopo la plastica si butta nell'apposito cestino e viene, si ricicla. No, non tutta, perché una parte della sua plastica finisce in mare. Il tonno mangia la plastica e così se la ritrova nel suo tramezzino. Ma questo è pollo. Tornano sulla scena Ale e Franz, il duo comico milanese, dopo due anni d'assenza, calca nuovamente le assi del Teatro Verdi di Montecatini con il nuovo spettacolo Comincium, anzi Ricomincium, dopo essersi fermati a causa della pandemia. Ma scusi, dai, ma non va bene neanche come chiamo il telefonino, lo chiama tutti. Lei come lo chiama? Ah, come lo chiamo? Io come lo chiamo? Io come lo chiamo? Come lo chiamo? Io lo chiamo il suo tesoro. Hai visto come le luccica? Il ritmo che li contraddistingue è sempre lo stesso dagli esordi. Alessandro Besentini e Francesco Villa si intendono alla perfezione. Le battute a raffica tornano tutte. Regna il nonsense e la risata arguta in tre scene ben congegnate che assieme alla musica creano due ore di spettacolo e di divertimento. Anch'io vengo qui da quando sono bambino. Ah sì? Vede il laghetto là in fondo? Sì. Da bambino mi piaceva andare al laghetto e metterci dentro i piedi. Io ci andavo a pisciare. Nel laghetto? Sì, lo facevamo, chi non lo faceva, caspita, tutti i bambini facevano la pipì, mi ricordo ci mettevamo tutti in fila, tutta la classe, e via a fare la pipì tutti i bimbi. Tutta la classe. Grazie. E io sentivo la... La musica appunto è il filo conduttore di tutto lo spettacolo. Una band di alto livello accompagna i comici che si esibiscono anche nei panni di cantanti, omaggiando il pantheon dei cantautori milanesi, da Iannacci a Giorgio Gaber. La libertà non si può.
Siamo arrivati così alla rubrica In Primo Piano, che questa sera è dedicata al tema del carcere, del reinserimento delle persone nella società. L'abbiamo affrontato incontrando alcuni di loro che, grazie all'associazione Il Delfino di Pistoia, usufruiscono di misure alternative. Fuori, diciamo, le persone di fuori lo sanno, pensano che lo sanno come funzionano le carceri, ma invece non è così. Niente, nulla non è così. Non funziona niente come pensano le persone di fuori. È tutto diverso là. Quando sei chiuso lì, non interessa nessuno di te. Con voce tremante Adrian racconta la sua condizione di carcerato. Quando la pesante porta della cella si chiude e tutto rimane fuori, la solitudine prende il sopravvento, una condizione che è difficile comprendere appieno. Gli affetti più cari sono un salvagente che permette di restare a galla, ma da soli non è facile. C'è stata quella pandemia, che colloqui non si fanno, si fanno solo le videochiamate. Anche quella non è che, diciamo, non puoi avvicinare la famiglia con un colloquio due a settimana di 20 minuti. Per chi non ha una famiglia a cui appoggiarsi, una casa dove andare, oramai da 25 anni a Pistoia si aprono le porte di una casa per amico. I locali dell'ex convento dei Frati Cappuccini, grazie all'associazione Il Delfino, sono oggi un rifugio, un punto di appoggio per chi altrimenti non avrebbe la possibilità di usufruire delle pene alternative, iniziando un lento e difficile percorso per il ritorno nella società. Chi in qualche maniera ha delle relazioni positive familiari, dalla famiglia trova il sostegno per poter in qualche maniera reimmettersi nella società. Chi invece è privo di queste situazioni, di fatto uscire dal carcere senza aver preparato un cammino di reinserimento è traumatico. Non per niente il legislatore ha previsto questo periodo per poter in qualche maniera riprendere quello che è il percorso normale della vita di una persona. Qui le persone iniziano un lento e difficile percorso per il ritorno alla società. L'est europeo Adrian, il lombardo Michele, il nordafricano Mohamed, i loro nomi sono di fantasia, ci hanno raccontato la difficoltà di ricominciare in una società che fa fatica a riaccogliere chi ha sbagliato. Se uno commette dei reati o che ha fatto dei reati, bisogna anche valutare poi il reinserimento. Paga la pena, ma quella pena ti cancella completamente la dignità personale. Perché? Perché non c'è più un reinserimento reale, è solo scritto su carta, ma non c'è realmente un reinserimento reale da parte dello Stato per aiutarti e agevolarti anche con dei piccoli lavori per poterti mantenere e ritornare un attimo e farti tornare un attimo di dignità. Il rischio è che ricommetti reati perché non hai più nulla. Fortunatamente per loro ci sono realtà come Il Delfino, che offre un tetto, o la cooperativa sociale pistoiese In Cammino, che dà un'opportunità di lavoro. Tornare pienamente ad essere cittadini passa dal lavoro, ma anche dal capire che si può e si deve anche restituire quello che si è ricevuto. Lo ha capito Mohamed, che settimanalmente indossa la divisa di un'associazione di volontariato per aiutare chi ha più bisogno. Fare volontariato vuol dire che aiutare le persone che hanno bisogno di aiuto, per anziani, per ragazzi, ragazzini che hanno patologie, che sono malati. Non pensavo neanche che volontariato così, diciamo, bello da fare, perché ti senti vivo, ti senti una persona che ce l'ha un motivo per vivere, non è che vivi senza motivo. Oggi il tema giustizia obbliga un impegno tutta la società in tutti i suoi aspetti, e il fatto che noi diamo un'ospitalità abitativa trova la sua ragione d'essere se in questo periodo riusciamo a costruire relazioni al di fuori della casa, al di fuori dell'associazione Delfino. E la vera scommessa è che
la società entri dentro le misure alternative, per non fare anche dell'ospitalità al Delfino un luogo di solitudine, perché persone che stanno qui senza avere e costruire relazioni positive all'esterno con lavori e altre cose, ecco, rischia di diventare, come dire, un secondo carcere. Grazie di averci seguito, come detto vi lascio dopo la pausa pubblicitaria all'edizione sportiva del nostro telegiornale. Grazie e buona serata.